Io salto, salto perché è un video di quelli importanti. Salterino? Questo, Un video salterino? Sì, aspetta un attimo, sì, ok, sto a posto, vai. Jump! Allora ragazzi, è tutto chiaro. L'industria discografica abbandona un certo tipo di produzioni e torna indietro. Che sta succedendo? Stanno ripubblicando e usciranno parecchi vinili importanti fine maggio, inizio giugno, di titoli molto molto appetibili, di cui qualcuno già abbiamo inserito sul nostro sito www.vinistecchia.com. e si parla di Stadium Arcadium dei Red Hot Chili Peppers e Moving Pictures dei Rush, 40° anniversario Alt Speed Mastering. Ma non sono i soli, usciranno anche, dateci il tempo di pubblicarli, i vinili solisti di Nick Mason, il batterista dei Pink Floyd, il doppio degli Allman Brothers al Fillmore, un cofanetto gigantesco degli stessi Allman Brothers, vinili di Rino Gaetano, anche ingresso gratuito, mi pare che era il titolo esatto, vedo che vengo ingresso libero. Ingresso libero, perdonatemi, su Picture Disc, 45 giri, viene trasparente e rimasterizzato vinile nero. Kiss, Dynasty, e chi più ne ha, più ne metta. Sembra praticamente un proseguio del Record Store Day. Non dimenticatevi pure che stiamo pubblicando anche i vinili giapponesi che usciranno, dobbiamo anche pubblicare diversi album di Bob Marley, cioè di John Lennon anche. Insomma ragazzi, sta uscendo veramente l'ira di Dio, l'industria discografica torna sui propri passi cercando di recuperare le gemme degli anni 70 e 80, anche perché le novità che escono evidentemente non vanno come loro pensavano che andassero. Secondo me vanno tutte quante male le novità importanti, e tutte vanno male, per cui che si fa? Si torna indietro. Questi dischi li troverete tutti quanti su www.vinistecchia.com. Un consiglio da un amico: andate di corsa a prenotare il cofanetto delle docce di Peppers Stadium Arcadium, perché secondo me sarà il primo a sparire dalla circolazione, ok? La notizia di quelle gradanti, e io risalto, no Fepè? Certo. Vai, jump! Ciao.